Ennesima spaccata nella zona di Borgo Ognissanti a Firenze, stavolta in via Il Prato, dove i malviventi si sono introdotti intorno alle 5 di questa mattina in un negozio di abbigliamento aperto solo un mese e mezzo fa. Hanno spaccato un vetro piuttosto resistente, impiegando almeno 10 minuti per creare un foro. Da lì sono entrati e hanno prelevato l'intera cassa contenente circa 150 euro e alcuni capi di abbigliamento. La proprietaria è arrivata intorno alle 8 ed ha avvertito subito la polizia. Alle 5 di mattina mi arriva la notifica dell'allarme, poi mi hanno chiamato il corpo vigilanza per avvisarmi, ma non potevo fare niente siccome c'era il bambino piccolo che dorme a casa, anche se vengo alle 5 non cambia niente. Sono arrivata poi alle 8, ho chiamato la polizia e ho trovato questo mattello. Secondo me, siccome non hanno tempo per sforzarla, l'allarme suonava, hanno portato la cassa intera. Non è tanto, circa 150 euro che io lascio lì apposta per il cambio. Molti di più i danni, infatti. Poi un po' di merci hanno anche preso. Io ho aperto 3 settimane fa, quindi anche sì, non sono neanche ancora preparata, ancora non ho fatto l'assicurazione, ancora ho detto ok, piano piano faccio tutto. 3 settimane fa, dopo l'apertura, è successo questa cosa.